Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un gioco davvero sorprendente, Captain Bones, sviluppato da una sola persona. Il gioco è uscito da pochissimo su Steam, è già in italiano e uscirà nel 2024 in versione definitiva, quindi ancora davanti a sé un anno e mezzo di sviluppo. Ci sono già appunto la lingua italiana, ci sono già le roadmap con gli sviluppi. Che cosa siamo? Siamo un capitano senza nave che dovrà recuperarsi l'equipaggio, il mezzo di trasporto in un ambiente piratesco, ma noi avremo una maledizione, perché c'è stato un inizio, il tutorial che spesso si vede su vari canali, su YouTube, dove... Attenzione, no, ho fame e sete, adesso ve lo faccio vedere. Abbiamo fatto una missione dove, partendo con la nostra zatterina, siamo andati dall'altra parte, 50 metri insomma più in là c'è un'altra isola. Abbiamo dovuto fare in stealth il furto di una chiave di una prigione e dovevamo liberare un tizio per conto di quella donna lì in quella capanna. In realtà il tizio era uno scheletro e, toccandolo, lo siamo diventati anche noi, cioè su di noi grava una maledizione che ogni tanto ci rende scheletro, quindi ci permette di respirare sott'acqua, ci permette di non avere la fame e la sete, ma non ci lascia, da quanto ho capito, combattere. Il gioco è veramente veramente molto interessante, perché ha delle ottime meccaniche survival. Infatti, premendo il tab, possiamo andare a craftare un sacco di cose, vedere l'elenco delle missioni. Noi adesso l'italiano non è perfettissimo, ma non sembra neanche una traduzione da Google Translator. Ed è sorprendente che tutto questo sia sviluppato da una persona sola. Abbiamo l'elenco delle abilità. L'elenco delle abilità vanno a migliorare un pochino la nostra condizione di persona maledetta. Imparare a vedere mi fa girare, riesco a vedere come al solito. Per questo motivo, grazie a questa capacità, posso vedere chiaramente come prima. No, prendo questo. Praticamente questo mi permetterà di limitare, quando io sarò nella maledizione, quindi sarò uno scheletro, quindi appunto Captain Bones, di combattere. Qui invece ci sarà la possibilità di nuotare, cosa che al momento non posso fare. In sintesi, sono dei talenti al contrario, cioè quando noi siamo maledetti abbiamo la possibilità di avere delle cose in più, insomma, delle cose che ci vengono private di default. In questo caso non ci vengono più private. È interessante questo? No, soprattutto questo. Posso essere uno scheletro ogni volta che voglio, per tutto il tempo che voglio. Questa è una figata da prendere, quindi lo svilupperemo andando avanti. In alto a destra vedete che ci sono dei pallini, un po' come la ricerca, il ricercato su GTA. Praticamente io sono stato beccato mentre rubavo la chiave, ovviamente. Adesso farò l'inventario e vedo se riesco a... Ok, equipaggio la mia lancia. E quindi sono stato beccato e quindi sono ricercato. Infatti mi ricercavano tutti. Ora si punta la testa, si colpisce. Abbiamo rotto anche la seconda ascia, però possiamo... credo lottare con la E. Ok. Ora che cosa facciamo? Prendiamo l'accetta e tagliamo una pianta. La pianta ci permetterà di ottenere materiali, ma magari anche dei cocchi. Cocco crudo, fantastico, perché il cocco si può utilizzare in due modi. Con un coltello, insomma, possiamo creare il cocco bevibile. Vedete, ci chiede il coltello di pietra di base, quindi creandolo beviamo e creiamo una sorta di borraccia. E poi invece potremmo fare, sempre con lo stesso cocco, creare le noci commestibili. Una volta che abbiamo bevuto da un cocco, una volta che ci abbiamo bevuto, possiamo aprirlo e mangiarlo. Mentre utilizzando questo legnetto qui, il bastone del fuoco, che al momento è un po' usurato, andando vicino al fuoco e usandolo, noi accendiamo il fuoco. In questo caso sto morendo. Cosa sta succedendo? Ho sete. In alto a sinistra vedete che manca l'acqua. Quindi adesso, appena avvio il fuoco, possiamo salvare la partita, ma soprattutto bere il cocco. Quindi ce lo beviamo e continuo, ripeto ancora una volta, veramente notevole il fatto che sia sviluppato da una persona sola. Mangio un po', poi dovrò riprendere la mia... Anzi, sperate che
Già che sono vicino, cucino la carne. E poi proviamo ad andare avanti al... dove mi dice di andare la missione. Tra l'altro è molto bello anche il sistema di combattimento, per quanto ostico, insomma bisogna farci un pochino la mano, perché si combatte un po' stile Souls, anche se non ha sicuramente questo gioco la stessa plasticità di un Souls, però adesso vi faccio vedere, tanto avremo modo credo di combattere. La città che ho esplorato l'ho trovata molto bella, adesso andiamo dove ci dice di andare il gioco e vediamo. Ho un cocco vuoto, quindi in questo caso possiamo creare un'altra noce di cocco commestibile. Perfetto, adesso andiamo, prendo la spada, vedete, cliccando col destro noi poi andremo a puntare un avversario e lo combatteremo, ma non lo possiamo fare ora. Adesso andiamo, prendo, no, con posso ripararlo, però mi serve la corda, facciamo la corda, creo una corda, ne creo un'altra in modo da poter riparare la mia zattera, quindi in questo caso riparare, la ripariamo. Devo avere il martello di pietra in mano, ok, lo facciamo, e che è la stessa cosa che dobbiamo fare, quindi craftare col martello in mano nel caso in cui volessimo creare altri mezzi di trasporto. In questo caso abbiamo uno squalo, lo squalo lo possiamo uccidere purtroppo solo con l'ascia. La lascia non ce l'ho, cerchiamo di evitarlo, ma non credo riusciremo, perché vedete, con un po' sullo stile di altri giochi possiamo orientare la vela in modo da avere il vento in favore, solo che adesso mi sta un po' rompendo le palle. Ok, possiamo tirargli calcio, oppure se avessimo una lancia potevamo ucciderlo. Allora adesso vedete che il vento è, vele sono l'80%, 90%, e cambiano in base a dove stiamo puntando. Adesso dobbiamo andare là, in quella città, così ve la faccio vedere, perché capirete il perché definisco questo gioco davvero molto molto bello. Adesso vado a 100, vedete le vele sono a 100, abbiamo la barca che abbiamo appena riparato ma è già al 77% in calo. C'era danneggiata il nostro. Ora, dato che abbiamo preso la maledizione, quella donna ha detto: guarda, parla con quell'uomo che potrà sicuramente darti una mano per la tua maledizione. Vabbè, la barca va avanti per conto suo e finché va la lasciamo andare. E la città è fatta molto molto bene. E come vi ho detto è molto essenziale, ma è un open world, quindi mi ricordo anche un pochino Salt, scritto, che avevo portato quando avevo aperto il canale tantissimi anni fa. E è diverso, è più nuovo, un pochino più bellino di grafica, però veramente veramente molto bello. Non ho ancora capito, ma credo lo capiremo, quanto manca al mio tornare maledetto. Comunque c'è anche un bel mini gioco per lo scassinamento, perché potete scassinare i forzieri, le porte, insomma. Adesso ha un po' rotto le palle sto qui, adesso fa una musica un po' stile lo squalo, eh. No, non posso ripararlo perché ho la non ho la corda. Vabbè, ci muoviamo di là. Oddio, siamo ancora ricercati. Credo che ci prenderanno qua, Però noi facciamo una cosa più tattica, dato che quella guardia probabilmente non mi vede adesso, ma appena sbarco mi becca subito. Qua dovrebbe esserci anche la prigione dove sono andato a liberare prima il mio amico. Mi fermo qui e vediamo di trovare sto tizio. Vedete, qua si rotola. Come vi dicevo, è fatta bene. Dov'è quest'uomo? 11. Posso bere? Sì, bevo. Ok. Ok, non mi vede. E
c'è un negozio chiuso. Oh, eccolo, dovrebbe essere lì. Eccolo lì, l'omino. Non ti ho mai visto a queste parti, marinaio. Stare lì in piedi così o mi offri da bere? Forse posso parlarti se mi porti un drink al bar. Portare una bottiglia di bevanda. Vabbè, andremo... Non so dove, ma ti porterò un drink di bevanda. Come si chiama? Sì, è tradotto, ho detto un po' così, ma... Nove. 8, 7, non andare al saloon. Eccolo qui, ci ha beccato. Vedete, io clicco. Aia. Aia, la rotolo e muoio. No, non sono ancora morto. La sfida è abbastanza finita perché non sopravviverò. Però abbiamo recuperato un po' di vita, quindi ce la possiamo fare. Intanto la gente scappa. Aia. Sono davvero morto. Ok, recuperiamo un po' di vita. Aia! No, sono morto. No, non sono morto, fortunatamente. No, adesso sì. No, adesso forse no. Ok, posso lootarli. C'è uno stocco dell'oro. Stocco dell'oro. Tantissimo oro. Però il... Dove caspita era il portabottiglia? No, mi dava di qua. Io spero non ci sia più... Più nessuno. Fatemi mangiare un po', perché... Il problema è proprio che devo mangiare. Non ho mangiato l'ultimo. Ok, 4. Perché mi dà il punto esclamativo qui? Qua c'è anche una guardia, tra l'altro. Quello lì. Eccolo lì, ma visto. Aia. Colpisci lo gioco. Ok. Lo stocco non mi serve più. Adesso fammi parlare con l'omino qua. Allora, lui vende stocco della marina. Vende cocchi. Comprerò qualcosa. Ok, dai. Così almeno... devo bere. Assolutamente devo bere. Ho dei cocchi, no? Craftiamo subito un cocco da bere. Posso farne 10 di cocchi bevibili, quindi mi sta bene, mi sta molto bene, perché ho tanta sete. Il salvataggio lo potete fare solo al falò, quindi... Ma scusa, ma perché mi dice che posso parlargli? Ok. Ciao Marina, hai bisogno di più pesci per il commercio, se prendi 10 pesci ti pagherò il doppio. Perché potete anche pescare, quindi praticamente potete buttare la canna da pesca. Ah no, non posso, sono diventato uno scheletro adesso.
Quindi sono maledetto. La maledizione è attiva e abbiamo tutti i malus, cioè non possiamo pescare. No, sì, forse sì. Possiamo combattere adesso perché ho preso il talento, ma non posso nuotare. Prima non potevo fare proprio niente di niente di niente. Il problema è che entrando in città da scheletro mi vedono tutti. Spero passi presto questa maledizione perché. Ne abbiamo due adesso davanti. Non è facile, eh. Adesso devo trovare dove caspita è il saloon per prendergli le bottiglie. Bottiglie di bevanda. Ma non so dove sia il saloon. Mi stanno inseguendo tutti, tutti, tutti perché sono uno scheletro. Ovviamente do leggerissimamente nell'occhio. Il saloon è qua. Magari riesco a. Salve! Non posso farlo adesso. Ma magari mi passa. Magari non mi vede che sono qui. E aspetto la fine della maledizione? No, en garde. Oh, cavolo, è fatta veramente bene la locanda. Sembra la grafica di Wildlands. Ispezionare, vedete qua c'è il giochino che dovete tenere vicino queste due cose per scassinare. Ok, e trovate dentro della roba. Ok, mi piacerebbe sapere. Ok, vedete in alto si sta riempiendo, credo, quel teschio. Quindi in questo caso la fame e la sete sono fermi. Intanto ne approfitto, faccio finta di niente. Aspettiamo che mi passi sta maledizione. Usciranno anche le guardie prima o poi. Ma scusate, ma se io vado giù posso commerciare? Eh no, faccio paura a tutti. Anche la signora lì che suona al piano. Eh sì, faccio proprio paura così. Niente, dai. Tra pochissimo, vedete che si sta svuotando adesso il teschio appena il bianco finirà. Aspettiamo un secondo. E siamo tornati in noi. Siamo sempre comunque ricercati, però forse ce la facciamo comprare la bottiglia di bevanda. Salve. Tu via questa? Salve. Vorrei comprare bottiglia di bevanda. Grazie. Adesso siamo ricercatissimi ancora. Ma l'omino è là. Andiamo. Vediamo, magari riesco a scappare. Dovrei craftare un fuoco anche qui e salvare la partita, sempre che riesco a scamparla. Ok, lui non mi ha visto. Mannaggia, mi vede quello di là però adesso. Vediamo se riesco. C'è un pesce. Un pesce, sì, c'è un. Allora, qua è bella la natura survival perché comunque bisogna organizzarsi. Fuoco. Merda, la legna, non ho la legna, devo abbattere degli alberi. Vediamo se ce la faccio qua. Allora, fatemi prendere l'inventario. L'accetta. L'ho rotta l'accetta, mannaggia. Devo craftare un'accetta. Allora. Ascia di pietra. Non ho la pietra tagliente. Ma la raccolgo adesso. Ok. La corda. L'ascia di pietra, non ho la corda. Facciamo la corda. Dai. Cioè, vorrei almeno prima salvare la partita. Mi sta brontolando anche lo stomaco, ma. Due corde. Mannaggia me. Va bene. Dai. Ascia. Cosa manca ancora? La pietra tagliente. E non ho la pietra tagliente. O devo craftare anche la pietra tagliente, no? Sì. Devo limare con le mani una pietra. Va bene, dai. Adesso però falmela, dai. Ok. Con l'accetta abbattiamo gli alberi, sempre che siano interagibili. Ok. Vediamo se si può. Equipaggio. L'accetta qui. Sì, si riesce. Così faccio sto maledetto fuoco e salvo la partita. Poi non so se.
si potrà eliminare la fase di ricercato. Comunque, la cosa interessante è che poi arriveremo a un punto in cui ci sarà la nave e avremo l'equipaggio e andremo a fare le nostre scorribande per mare. Non so dirvi però se ci sarà già in questa versione o meno, cioè bisognerebbe giocarlo un po'. Allora, ok, dai, piazzalo lì, equipaggio il martello. Ok, dai, fallo. Ramo. Merda, serve il ramo ancora. Fatemi prendere un altro ramo. Più che altro il ramo, non so se va craftato o trovato per terra, perché io non ne ho trovato, forse qua. Infatti. Ok, no, mi hanno visto! Crafta sto coso, dai. No, forse non mi vede. Forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Merda. A un passo dal... Fammi prendere questo stocco che è messo un po' meglio. Oh god. Sono morto. Stavolta sono morto davvero. Sono morto davvero e credo, ho paura, che non ci sia stato un save game. Sì, in sintesi ripartiamo da qui. Con un livello di ricercato molto più basso. E abbiamo perso praticamente tutto quello che ho raccolto. Quindi dobbiamo rifarlo, ma a breve diventeremo nuovamente degli scheletri. Risalirà la nostra maledizione. Ragazzi, io mi interrompo qui, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo era Captain Bones, davvero molto interessante, titolo molto interessante e soprattutto sorprendente, calcolando che, sempre che le cose non siano cambiate, il gioco è sviluppato da una persona sola. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!